sapore di ombra. Se in un lontano giorno del 2005 non mi fossi imbarcato su quel rompighiaccio diretto in Antartide e non fossi entrato nella piccola cabina di prua che ospitava la biblioteca, e se frugando tra quelle mensole non mi fossi imbattuto nel diario di uno sconosciuto esploratore del secolo scorso, forse non avrei mai scritto questo libro. E sbucato dalle pagine di quel diario, entrandomi nella testa, e la sua storia mi ha destato la curiosità di conoscerlo, il desiderio di saperne di più. Alla fine ho capito che dovevo partire di nuovo, in sua compagnia, o almeno inseguendo la sua ombra. Cacciatore di ombre, appunto. Di ombre reali, perse nel camminare, sparse intorno a me. La memoria deve raccogliere queste ombre prima che si frantumino in tanti pezzi, irrimediabilmente. Allora ho provato a scrivere la storia di questo esploratore e restituirmi la gioia di cogliere ancora una volta il nesso tra scrittura e viaggio. Ho provato ancora ad avventurarmi sui sentieri del passato e a muovermi liberamente oltre i limiti del tempo. Innanzitutto è giusto fissare un inizio. Di questo hanno bisogno le storie. E anche se quasi sempre l'inizio è incerto, sfumato, proverò a stabilire questo inizio partendo dalla carta geografica. Si può arrivare anche così al tempo. E allora c'è questo lembo di terra che si affaccia nello stretto di Magellano per poi frantumarsi in una miriade di piccole isole e fiordi gelati. Il mio viaggio dietro Alberto Maria di Agostini non poteva che partire da qui. In Terra del Fuoco tutto parla di lui. Qui ha vissuto per 40 anni. I collegi salesiani, dove quasi tutti i fuegini hanno studiato, sono intitolati a lui. E persino alcuni alberghi per i turisti oggi portano il suo nome. E da queste parti non è come in Italia, tutti lo conoscono. È stato il primo a navigare tra i fiordi sconosciuti e a sorvolare il massiccio del Piane negli anni 30. Il primo a raccontarci del Fitzroy. Proprio lui negli anni delle grandi esplorazioni della Patagonia australe. Imbarazzante per la sua debolezza. Un viaggio anche interiore, di quelli che è possibile fare se si fa uso del cuore, non solo degli occhi. Ho scritto tanto della Patagonia e della Terra del Fuoco, ma mentre lo facevo alcuni personaggi si erano smarriti. Così scrivevo di loro, delle loro vicende, senza però arrivare alla sostanza delle cose. Dovevo capirlo prima in realtà, capire che parlando di loro dovevo parlare di me e viceversa. Perché questa è anche la mia storia. La storia di un uomo sulle tracce di un altro uomo. Due uomini diversi, o forse no. Due uomini che a un certo punto diventano compagni di strada. Thank you.
a Buenos Aires, un pomeriggio di dicembre inoltrato. Per me Buenos Aires è una città totale e anche il trampolino di tanti miei viaggi verso la fine del mondo. Alcuni scrittori argentini parlano dell'attrazione per Buenos Aires come qualcosa di molto simile all'attrazione erotica. Ed è vero, c'è un piacere fisico nel sedersi sulle panchine di San Telmo, Palermo o di La Boca. Costruire architetture fantastiche e paesaggi unici. Questa città è una bellissima donna, vestita di raso rosso, con tacchi altissimi. La città è ancora maestosa, a partire dal secondo e terzo piano degli edifici. Ma all'altezza della strada si vedono le sue rovine, come se lo splendore del passato si fosse aggrappato in alto. Questa domanda è già parte della risposta. L'amore di Dio e l'amore per il mondo convivono nel cuore di Alberto. Non sono in contrapposizione, come capita in certi mistici medievali, e purtroppo non solo in loro. Per uno come Alberto è naturale mollare le cime e allontanarsi dal porto sicuro, alzare le vele e prendere i venti. Le vele dell'anima missionaria, non senza tanta voglia di esplorare, sognare, scoprire. Non so perché, ma quando penso a questo giovane prete mi viene sempre da pensare al vento della Patagonia e della Terra del Fuoco, al vento che gonfia l'acqua dei fiordi e spazza la neve sulle pareti di granito rosa della Cordigliera Andina, al vento con cui, sono sicuro, soffiano le risposte a tante domande. Ma non ci sono solo i sogni di Don Bosco, né solo l'irrequietezza della gioventù,
cioè la ricerca di sé, il bisogno di scoprire sia nella geografia fisica, quella della mente. Thank you.